Buon martedì 25 aprile, sempre da Costa Bissara. Oggi è l'ultimo giorno del corso di sensibilizzazione, ma io non penso che sia una conclusione, ma l'avvio di un percorso di rinnovamento del movimento dei club, anche partendo da Costa Bissara, perché in questo corso sono emerse necessità estremamente importanti per il mondo dei club, ma non solo, anche per le nostre comunità locali. Penso al necessario percorso di liberazione dell'umanità dal suo auto-aggiogamento nei confronti della società del consumo e del profitto, che genera violenza, intolleranza, indisponibilità all'accoglienza, respingimento, in nome di un io che è costantemente abitato dall'angoscia, dalla paura, dalla mancanza di speranza, dalla disperazione. Ma nel fondo del nostro cuore, della nostra anima, vi è una possibilità di dare voce alla coscienza e di liberare l'angoscia, non liberarci dall'angoscia o rimuoverla, metterla sotto il tappeto perché ci infastidisce. L'angoscia ci allerta, ma non per avere paura, per avere coraggio. Il coraggio di leggere la realtà e portarla nel discernimento, nel pensiero libero e liberante. Di questo si tratta. Penso che il mondo dei club sia sicuramente una goccia in un mare immenso, ma ogni goccia deve fare la sua parte. Deve auto-orientarsi verso una composizione delle relazioni comunitarie all'insegna, non certo nella retorica, ma nella concretezza della vita quotidiana, dell'amore, della solidarietà, dell'amicizia e del rispetto della diversità. Questi aspetti fondamentali del club li ricordo spesso. Li ricordo spesso perché ho l'impressione che fatichiamo a metterli in pratica. L'umanità da sempre è attraversata da conflitti, da sopraffazioni, da tentativi di opprimere l'altro perché ci infastidisce e soprattutto ci infastidisce perché parla di noi. Se lo guardiamo con occhio attento, se riflettiamo la sua presenza riportandolo alla nostra coscienza, scopriamo che i difetti che vediamo nell'altro nient'altro sono che la rappresentazione della nostra limitatezza e della nostra finitudine, ma il corso di sensibilizzazione, e in questo ringrazio il direttore del corso, Stefano Alberini, con il quale ho potuto armonizzare, senza concordare nulla, un incontro con una comunità di persone alle quali non veniva disseminata una verità assoluta, ma una opportunità, un contesto nel quale si è potuto esprimere l'essenza di ognuno, essenza che resta largamente inesplorata, ovviamente. Cosa volete che accada in pochi giorni? Si tratta di sensibilizzazione nell'ambito della formazione, dell'autoformazione. Non si forgia nessuno, ognuno è libero e nessuno può intervenire per liberarlo. Ognuno viene dotato degli strumenti necessari per esprimersi liberamente verso mete imprevedibili. E a questo punto non ringrazio solo Stefano Alberini che ha diretto il corso, ma tutte le persone che
sono state presenti, dando una mano anche organizzativa. Ringrazio anche le persone che hanno accolto nella convivialità e nella festa. Un momento di bellezza, di armonia nell'offrire il cibo, la convivialità. La convivialità la si può dire, la si può teorizzare, ma soprattutto bisogna farla. Anche l'amore si può dire, si può narrare, teorizzare, costruirci intorno una morale, ma l'amore si deve fare. È nell'ambito della concretezza, dell'agire, dell'azione, dell'incontro dei corpi, della sensorialità. E quella sensorialità si intreccia poi con le nostre paure, con lo scoprire che se non è facile poter armonizzare i corpi, a noi è data una grande possibilità però, quello di investire nel fare l'amore, costruirlo a tutti i livelli dell'esistenza. Dall'aspetto educativo fino all'aspetto che possiamo sì definire tranquillamente erotico, eros, figlio di Poros e Penia, di abbondanza, di astuzia e di povertà. Eros riassume in sé tutti gli aspetti dell'esistenza umana, è generativo di vita, è capace di spingerci verso sentieri inesplorati nella dimensione del piacere. E penso che l'esperienza dei club sia un'esperienza creativa, erotica nel senso autentico del termine. Di coraggio sicuramente, ma anche di ponderazione, di umiltà, essere umili. Essere radicati alla terra, alla materialità, cogliendo in quella materialità, quando diventa vitale, il soffio dello spirito, la spiritualità, questa realtà che non possiamo definire con una semplice formula interpretativa. Anche questa dobbiamo farla, non vi è nulla di più concreto della spiritualità. Perché la spiritualità è nella carne, è incarnata, è nella materia, è nella natura. Non sappiamo coglierla perché da tempi remoti abbiamo creato una divisione tra ciò che è spirituale e ciò che è materiale. Dovremmo invece concentrarci sulla vita, la bellezza della vita. Anche semplicemente astenendoci da una bevanda alcolica non è la risoluzione di tutti i problemi, ma emblematicamente ci insegna a vivere nell'ebbrezza della sobrietà. Non si tratta di proporre rinunce all'umanità, ma si tratta di proporre strade umili, intense. Possono anche contenere la dimensione religiosa, ma questa non può essere imposta. È la scelta di ciascuno. E il né non essere imposta esprime proprio la religione, il superamento di ogni forma di bigottismo, di imposizione. Noi siamo stati creati liberi, ma nel vincolo della relazione. Non siamo autosufficienti. La non autosufficienza non è una condizione che caratterizza una parte della popolazione o alcune malattie che portano a non essere più capaci di fare le cose dell'ordinarietà della vita quotidiana. Noi dobbiamo cogliere la nostra non autosufficienza proprio nel riconoscere che senza la relazione non è possibile la vita su questo pianeta, perché la vita è un intreccio di messaggi che ci riportano sempre e comunque alla bellezza di essere radicati nei vincoli e nelle relazioni e allo stesso tempo liberi, che si traduce poi
nell'andare in club da soli insieme agli altri, in una molteplicità di persone a volte anche sconosciute. Questa è la ragione per la quale è bene che i club costantemente si intreccino, si dividano, si moltiplichino, si facciano seme fecondo nelle comunità locali. Questo è quello che mi sento dire oggi, alla fine di questo corso di sensibilizzazione che contiene in sé una novità, già presente ovviamente fin dall'origine del movimento dei club ideati, proposti, promossi da Vladimir Udony e Višnje Udony. In sé contenevano il seme fecondo di un'innovazione costante. Il corso di sensibilizzazione non è l'apprendimento di una tecnica che rimane sempre uguale a se stessa e alla quale si deve essere fedeli, non è neppure un metodo di formazione. È un incontro relazionale, un incontro dei corpi e delle menti armonizzate nella bellezza dell'amore. E pertanto non è un invito che faccio ai corsisti, ma a tutti i membri di club da oggi a cogliere, casualmente oggi è il 25 aprile, la giornata della liberazione dal nazifascismo, rendendo questo paese potenzialmente libero, poi si è nel corso del tempo autoassoggettato alla cultura dei consumi. Oggi richiede un rinnovamento della liberazione e quindi mi rivolgo a quanti con coraggio, umiltà, semplicità, ma sempre nella complessità, si sono fatti protagonisti, attenti, a volte anche silenziosi, miti. L'amitezza è uno straordinario antidoto nei confronti della aggressività. E dobbiamo trovare la capacità di coltivare l'amitezza e l'umiltà laddove proprio ci troviamo nella contraddizione del conflitto, quando qualcuno ci è particolarmente antipatico, quando abbiamo anche subito oggettivamente un torto. Applichiamo la dimensione del perdono, perché il perdono è liberante. Chi si ferma ad odiare, non è più capace di amare, resta nella condizione della vittima, può essere solo consolato, ma vive la tristezza della mancanza di pensiero liberante, di agire liberante. Queste sono le cose che oggi mi vengono in mente e ringrazio questa possibilità che mi è stata concessa insieme ad altre persone, di vivere un'esperienza concreta di amore, solidarietà, amicizia nel rispetto della diversità, ma senza alcuna retorica, liberi anche dalla emozionalità suggestiva che caratterizza la società dei consumi. Quella emozionalità che serve solo per parlare alla pancia della gente. Si parlano alle persone, non alle pance o alla dimensione razionale. Si parla alle persone che sono un intreccio complesso di emozioni, sentimenti, ragione, paure, desideri, a volte anche disperazione, ma anche idealità e speranze. Tutte queste cose danzano insieme e noi dobbiamo essere solo capaci di danzare insieme alle soglie di un futuro imprevedibile rispetto al quale noi dobbiamo avere grande rispetto per ciò che accadrà dopo di noi, esprimere fino in fondo un'etica nella responsabilità, nella condivisione, quell'argomento che tra non molto incontreremo ad Assisi e che spero almeno avvierà un processo di rinnovamento del movimento dei club, superando anche qualche tentazione associativa all'insegna dell'irrigidimento del sistema stesso. Udolin ha spinto a creare le associazioni, ma subito, immediatamente, ha messo in evidenza le criticità che oggi sono presenti. Le associazioni, come tutti i prodotti umani, credono,
cioè sono tentate dall'autoreferenzialità. Non abbiamo ancora saputo esprimere un mondo associativo che sia armonizzato con la visione ecosistemica di ecologia sociale antropo-spirituale. Anche questo è un nodo critico che dobbiamo affrontare. Uscire dalle cordate contrapposte che vogliono generare presidenzialità gerarchiche. Statuti che cercano semplicemente di ingabbiare un sistema, non di renderlo libero e autonomo in tutte le sue componenti, fidandosi della capacità degli esseri umani di essere persone autenticamente libere. Allora vedrete se questo sarà fatto. Non ci sarà più alcuno spazio per poter coltivare l'odio, che è una tentazione umana. Per i credenti è la dimensione del peccato, del diabolico, del divisivo. Noi siamo chiamati all'inclusivo, alla ricomposizione di una unità nella complessità, nel rispetto dell'autonomia di ciascun elemento di quel sistema. Avremo modo di parlare, approfondire e soprattutto di fare, perché, ripeto, l'amore si fa, non si teorizza, ma anche la libertà si fa e non si teorizza. Buona giornata a tutti.